questo diffusore Bakur. Si vede? Oh, guarda questa fumacchia. Fantastico, già l'ho rotto ovviamente. Mi è caduto, l'ho rotto però. C'è l'effetto che funziona lo stesso. Molto bene. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da 14 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube, su Instagram, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve può arrivare a tutti. Oggi parliamo di senso di colpa, in particolare dell'elenco delle cose che possono curare il senso di colpa. Che cos'è il senso di colpa? Fra un po' ci sarà tipo una nebbia qui, penso. Si vede tanto. Vabbè. Il senso di colpa è una dinamica complessa dell'essere umano, quindi un insieme di emozioni che ha la funzionalità evolutiva di fermarci e riflettere su di noi, riflettere sulle nostre azioni, riflettere su ciò che abbiamo fatto, su chi siamo e chi non siamo. Ma quando questa riflessione diventa troppa, quando si inflaziona, ci blocca, ci frizza, ci blocca nelle azioni. Quindi il senso di colpa può essere funzionale e disfunzionale. Funzionale quando ci permette di aprire un occhio diverso su ciò che siamo, è disfunzionale quando ci blocca definitivamente, quando blocca la nostra individuazione così, senza motivo. Quindi cosa fare quando il senso di colpa è troppo, quando è disfunzionale? Innanzitutto riflettere sulla propria morale, perché il senso di colpa è sì istintivo, ma è anche culturale e deriva dalla concezione morale che abbiamo delle cose. Cos'è giusto, cos'è sbagliato, cos'è bene, cos'è male, cos'è buono e cos'è cattivo. Pertanto, quando mi trovo di fronte a un senso di colpa che mi blocca, che mi frizza, devo riflettere nuovamente sul mio senso morale, su cosa reputo giusto e sbagliato, perché spesso è solo un punto di vista. In secondo luogo devo capire cosa mi sta dicendo il senso di colpa di me, su cosa mi spinge a riflettere, su quale lato di me, su quale mia ombra in particolare. Il senso di colpa fa emergere sempre la nostra ombra con la quale non stiamo dialogando. E se vuoi dialogare con la tua ombra, video mio su YouTube sull'ombra, youtubatelo, tanto lo sapete, non vi lascio il link in descrizione. Non sono così abile, non sono così scafato. Sono così venditore. Quindi conosci te stesso. Un altro elemento che può curare il senso di colpa è il conosci se stesso. E il conosci te stesso. Conoscersi è un po' l'elemento di cura di qualsiasi difficoltà, complesso, patologia o sintomo della psiche. Ma in questo caso ci è molto utile, perché più mi conosco, più so quando faccio qualcosa di giusto e di sbagliato. Perdonarsi, sapersi perdonare. Non è utile a curare il senso di colpa, perché il perdono arriva dopo l'azione, quindi io il senso di colpa lo curo prima che arrivi e non dopo. Responsabilità: quando compiamo un'azione non serve tanto capire qual è la colpa o di chi è la colpa, perdonarsi, scusarsi, eccetera, eccetera, ma è importante capirne la responsabilità personale, dove io sono responsabile, in che modo sono responsabile. Se riesco a trasformare la colpa in responsabilità, posso curarmi. Onnipotenza: per curare il senso di colpa bisogna curare la propria onnipotenza, ovvero quella fantasia che abbiamo che le nostre azioni possano produrre la felicità o l'infelicità degli altri. Può accadere, perché può accadere, posso avere questo potere, ma nella maggior parte dei casi è solo una mia fantasia di onnipotenza. È l'ombra della mia onnipotenza che mi dice: quello che fai influisce 100% sugli altri. Cazzata. È cazzata quando è così estrema la visione, è sempre molto sfumata, sfumacchiata, come il mio Bakur che mi sta intossicando. Non si può cambiare il passato. Spesso ci sentiamo in colpa per azioni fatte nel passato, ma le azioni passate non si possono cambiare. Fossilizzandomi nel passato coltiverò solamente la mia infelicità. E infine mettersi a nudo. Spogliarsi, mettersi a nudo delle proprie ombre, delle proprie parti più oscure, delle parti infere, conoscere, riconoscere e dialogare con le proprie ombre, con le proprie parti cattive, subdole, repellenti. Più ne sarò a conoscenza, più ci dialogherò, più parlerò con i miei mostri interiori, più
saprò cosa farne. E quindi il senso di colpa perderà di senso. E tu ti senti in colpa? Da 1 a 10. Qual è il tuo livello di senso di colpa? 1? 1? 0 proprio. Quasi quasi lo dovresti coltivare un po'. 5 nella media, il giusto. 7, 8... Dio ti fulminerebbe all'interno di una chiesa. 10, sei un criminale. Quindi che rapporto hai col senso di colpa? Ti è utile per conoscerti o ti blocca? Commenta. Se ti è piaciuto il video, se vuoi una soluzione, te la posso dare. Di 5 padre Freud e 7 Aver o Jung. E fai mea culpa, mia psicoanalitica colpa. E fatto ciò, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con qualcuno che si dovrebbe sentire in colpa. E accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Sintesi di questo bacore, mi sono affumicato. Ha funzionato. Ormai sa solo di bruciato, forse lo dovrei ripulire. Carino, dai. A parte il fatto che l'ho spaccato.